Ciao a tutti ragazzi, Jeflex che vi parla ed oggi siamo tornati nella Dungeoncraft nell'episodio numero 3. Come avete scoperto nello scorso video, siamo andati all'esplorazione di Atlantide e quindi è il momento di entrare e fare il delirio anche qui dopo che abbiamo distrutto praticamente il mondo dei giocattoli per farci entrare. Ok, grazie, gentilissimo ragazzi. Laggerà un pochetto perché ovviamente è pesante come modalità, quindi per il lag sorry, però purtroppo è così. E mi raccomando, condividete questo video a tutti i vostri amici per fargli un attimino vedere questa serie e anche un parere sotto nei commenti, qualche consiglio. Purtroppo, come ho detto prima, non ho potuto farmare da un episodio all'altro perché sono stato molto impegnato, quindi non ho potuto comprare le spade stra OP che c'erano nell'altro dungeon, ovvero quello dei giocattoli. Quindi vediamo di andare avanti così, poi se non ci riusciamo torniamo indietro e andiamo a potenziarci ancora meglio. Allora, quello scheletro mi sta mettendo parecchio noia. Allora, ora l'ammazzo. Poi arrivano pure gli altri, è un problema però. Perché? Vabbè, buttami direttamente, bisogna freccia, mi fa arrivare al dungeon dei giocattoli, questo mi trasporta pure indietro nel tempo. Mori, guardate quanta vita c'ha, madò. No, non si può andare avanti. Ok, direi di scappare che mi ammazzano. Sì, gli altri spawnare, vai che muoio, perfetto. È un esercito qua, cioè, guarda che non ne ho alleati. Dai. Allora, il problema è che non si può neanche costruire, quindi purtroppo la vedo critica. Ok. Mangiamoci una Melo P, ragazzi, perché veramente è dura. Mori, c'hanno pure un casino di vita. Oddio, oddio, raga. Ma sta Melo P non fa niente, ma è finta. No, no. Quanti sono? Vabbè. Ah, ci voleva la morte tattica, come sempre, perché insomma siamo contenti. Vabbè. Direi di ritornare. Comunque, abbiamo visto che non siamo all'altezza di questo dungeon. Come armature, come spade, siamo un po' dietro, raga. Dire la verità, secondo me non ce la facciamo. Vediamo, dai, ci ributtiamo, riproviamo un'altra volta. Però il problema è appunto quella sirena lì che ci tira le frecce. Poi sì, quelli sono tanti, però dico, te li puoi gestire. Vai. Entriamo e voilà. Buongiorno, sono tornato. Grazie per l'accoglienza, molto gentile. Che non sto spawnando neanche. Oh, madonna, questo qua mi lancia all'altra parte del mondo. Guardalo. Madonna, sti brutta di spacco la testa. Sai che quei capelli te li faccio mangiare? Madonna. Va bene. Caso 50. La sirena, il zombie. Il problema è che non c'è manco cibo, raga, è un altro problema, quindi dovrei andare sempre nella vanilla a farmare anche altro cibo. Vabbè. Ok, rushata incredibile. Rush, c'è Ghost perché in questo momento sta facendo la rush verso il drago, noi facciamo la rush versus la sirena. Mannaggia a te, quell'arco te lo faccio mangiare. Allora, io voglio capire come dovremmo fare sto dungeon che non ci riusciamo a muovere dallo spawn. Come dobbiamo farlo? Ok, mangiamo sempre la carne marcia, almeno. Eppure, ma come? Non potevano entrare in teoria nel. Questo è territorio privato. Privato, vuol dire il gabinetto, il bagno, che non potete entrare. Siete un po' sgarbati. Dico io, vabbè ragazzi, questi qui sono sgarbati, no? Non lo so veramente come si permettono di fare così, eh. Allora, mi è venuta un'idea. Potrei utilizzare l'arco per uccidere la sirena. Poi una volta che lei è fuori dai giochi potremmo affrontare anche gli altri zombie. Perché tanto l'arco ce l'abbiamo, le frecce ce l'abbiamo. Quindi direi che si può provare a combinare qualcosa. Vai, vai, spawna. Spawna e ti faccio vedere io. Eccolo. Ti faccio vedere io, eh. Vuoi la guerra? Eh sì, che guerra sia, che guerra sia. Oh.
Allora, ti riempio di frecce. Speriamo che le riesca a uccidere con tutte le frecce che ho, perché se no la vedo critica. Non puoi entrare! Zona privata, privata. Sì, sono zombie, quindi sono ritardati, non capisco niente, però almeno un po'. Ok, madonna come ti ammazzo. Sì che tu però c'hai una mira. Mia, un po' strabica sei. Cioè, al posto degli occhi cos'hai? Le stelline. Vai, guarda che handicappato, sto uccidendo pure i suoi compagni di squadra. E voi vi fate sottomettere da una sirena che vi sta attaccando. Invece dovete allearvi con me, uccidiamo tutti la sirena e sconfiggiamo questo luogo, distruggiamo tutto. Non che va alleate con la sirena che vi ammazza. Che è? Mannaggia, questi zombie. Guarda, guarda che c'è là. Ok, le frecce sono finite, l'abbiamo lasciata con 11 cuori. No, sì, 11 di vita. Boh, non lo so quanto consiste. Ha meno vita di noi, questo sì. Quindi due colpi e muore, due colpi e muore. No, madonna. Ok, è morta. È morta, ok, perfetto. Ora rifocilliamoci un attimo e poi direi di affrontare tutti i vari zombie. No, raga, chi mi sta frecciando? No. Raga. Madonna, dai, ne spawna un'altra. Però così non è fattibile. Non è fattibile con le cose che abbiamo adesso. Niente, niente. Dribbling, attenzione, dribbla 1, dribbla 2. Attenzione, proprio lui, in velocità. Mamma mia, che giocatore. Un vecchio pazzo di 90 anni va superato a tutti quanti, c'è da vergognarsi. Ok, se dobbiamo andare qua dentro, no, queste cosa sono le casse dell'admin. E se gli rubo qualcosa? Chiudi, mannaggia. Manco gli posso rubare le cose, devono arrivare sti mongoloni. Dai, mannaggia. C'hanno un casino di vita, raga, un casino. Vai con l'ascia, vai con l'ascia. Niente, niente, non muoiono. Sono da un marinaio e mi sto facendo affrontare, non so, dei spaventapasseri. Non so che senso ha. Sono arrivato da un gladiatore, perché ovviamente ci fa fare le sfide per migliorarci. Non è accessibile. No, che cosa? Fammi entrare. Che è? Ma che cos'è? Un troll. Mi ha fatto uscire dal server. Ma come? Ma dai, ma che stai dicendo? Aspetta, vediamo se mi fa entrare. Oddio. Ma che è? No, ma perché sta cosa? Fammi entrare, perché mi hanno fatto uscire un troll? Madonna. Non mi fai entrare, devo aspettare 5 minuti. E ragazzi, sto andando un attimino in una foresta per ovviamente recuperare delle frecce, del cibo che ci potranno essere utili. Ovviamente piove, tanto per cambiare. E ragazzi, poi tra un episodio e l'altro andrò ad affrontare i vari boss del diciamo pianeta dei giocattoli, in modo da sbloccare le spade e l'arco forti, in modo tale da poter affrontare il dungeon Atlantide, perché se no l'affrontiamo manco più cavolo, eh. Vabbè, andiamo avanti qui alla ricerca di un paio di minerali senza venire bruciati da un fulmine che ci cade in testa. Raga, abbiamo trovato il rifugio di qualcuno. Sarebbe un vero peccato che non c'è niente. Sì, davvero un peccato che troviamo solamente una crafting table. Mannaggia, mannaggia. Vabbè, peccato. Ci avevo ben sperato. Ti direi che questo episodio è durato anche abbastanza. Abbiamo fatto davvero tante cose. Una cosa che abbiamo capito è che non siamo ancora pronti per affrontare il secondo dungeon. Spero davvero che questa serie vi piaccia. Spero il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale. E niente ragazzi, dai Flex, è tutto. Bella!